volete dei libri, cioè volete... Stiamo... Buonasera, benvenuti alla conferenza dal nome Le figlie del rito, modera Edoardo Rialti con Vanni Santoni. Grazie, ovviamente sarebbe stato assurdo spingere fuori Menzer, visto che senza Menzer non si faceva Le figlie del rito fra le altre cose. Rialti, mi affido a te anche la responsabilità di riempire pian piano questa, facciamoci vedere questa sala in Gellis. Allora, innanzitutto buon pomeriggio da parte anche mia, sono molto molto contento. Ah, grande Cecilia. Sono arrivate anche le copie, se volete anche avvicinare non vi sbraniamo per ora. Grazie. Si sa mai. Allora, in realtà il mio compito è molto semplice come recensore, perché quando si tratta di recensire i libri puoi fare due cose: o dici un sacco di cose o ne dici fondamentalmente una. Credo che ci sia un nome che sia noto a parecchi di noi e molto caro in questi padiglioni, che è il nome di Tolkien, va bene? Tolkien una volta si è trovato a recensire un libro e disse: ma in fondo, quando si tratta dei buoni libri, la prefazione di un altro scrittore, di un recensore, dovrebbe essere: questo è un buon libro, a me è piaciuto, secondo me piacerà anche a te, buona lettura. Quindi da questo punto di vista io non è che dovrei fare tanto altro, però... In realtà qualcosa appunto di questo secondo volume, di quella che è una trilogia, e sarà interessante capire con Vanni come ha lavorato su questi primi due volumi, che cosa c'è in ballo anche per il terzo, insomma qual è l'architettura, secondo me è veramente un buon libro, un libro molto bello e molto importante per il panorama del fantastico italiano per tanti motivi. Se qualcuno di voi ha letto il primo volume si apre in maniera completamente opposta a quello che è, secondo me, l'elemento veramente interessante di questa seconda storia. Cioè, il primo libro inizia, dal mio parere come lettore, con il grande, l'eroico, il cavalleresco, l'immenso, che prende un semino e lo mette nella terra, no? Cioè, come no, questo affidare, come all'inizio di tante storie di formazione, come Mosè nella cesta, come Aragorn che deve essere nascosto, come Artù che viene portato via da Merlino, qualcuno che ha un valore molto importante, questa cosa la si vedrà nel tempo. Invece questo secondo libro, senza svelare niente per chi ancora non abbia avuto il piacere di iniziarlo, inizia esattamente all'opposto, verrebbe da dire. Cioè, viene da dire che iniziamo con un mondo che apparentemente sembra essere storico, molto preciso, una situazione che chi conosce le compagnie di Ventura coinvolte in delle guerre, in delle schermaglie, sa bene, e improvvisamente questo dettaglio piccolo, concreto, non so come dire, dell'uomo comune, si trova a fronteggiare non un semino di fantastico, ma un albero perfettamente formato, qualcosa di enorme, di grande, di immenso e anche di spaventosamente pericoloso. Per cui appunto, mentre il primo era il fantastico che mette un seme diverso nel quotidiano, qua invece ci troviamo completamente su un'altra scala, e questo è, per così, dal mio punto di vista come lettore, una delle cose più interessanti del viaggio che viene fatto in questo secondo volume. Mentre nel primo, mi viene da dire, poi magari ne parliamo insieme, parte importante del percorso, soprattutto della protagonista, era proprio quello di capire chi sei, e quindi c'erano anche molti avvenimenti in orizzontale: rapimenti, battaglie, allenamenti nelle fosse dei combattimenti, scoperta di che cosa sono gli incantesimi, come poterli utilizzare, un tema importante da sempre come è quello della vendetta, va bene? Così capace immediatamente di suscitare una risposta emozionale nel lettore.
mi viene da dire che in questo secondo libro, più che procedere per accumulo in orizzontale, quindi una trama che si sviluppa, che naturalmente c'è però anche, per così dire, un approfondimento in verticale, cioè in salita e in discesa. I personaggi entrano molto dentro se stessi, devono affrontare dei viaggi che, oltre che essere geografici, sono anche profondamente interiori, cioè come scoprendo dei livelli di sé che non sapevano. E questo introduce il grande tema, secondo me, di questo secondo libro, in cui appunto il sottotitolo Le figlie del rito, quattro, o forse il numero deve essere cambiato, persone che si trovano di fronte a un interrogativo non da poco, cioè: che cosa vuol dire prendere coscienza che sei divino? Cosa succede a chi scopre di essere un messia? Cosa succede a chi scopre di essere un dio? No? Come questo cambia la tua vita e la vita del mondo che ti circonda? È interessante che c'è un'espressione che ritorna molto spesso nel libro, che è quella: è l'età degli uomini, che è un'espressione che spesso in chi conosce il mondo fantastico, da Excalibur ma anche il Signore degli Anelli, tende sempre a essere intesa come il trapasso tra un mondo fantastico e invece il mondo della polvere della storia. Invece in questo libro questa espressione sembra come caricarsi di un altro significato. Poi magari dopo su questo sarei curioso di sapere che cosa ci puoi raccontare, Vanni. Le ultime due cose che dico prima di chiacchierarne direttamente con l'autore e chiedere a lui che cosa è stato scriverlo e approfondire è questo. Secondo me l'altro grande punto di forza, oltre alla bellezza della prosa, l'intensità di questo nuovo percorso, no? Non è affatto scontato sapere di avere un destino eccezionale, no? Noi spesso tendiamo a vedere questo dall'esterno, no? È molto facile, viene da dire, essere un personaggio dotato di poteri straordinari. Ma invece che cosa vuol dire dall'interno del processo di trasformazione diventare qualcosa di questo tipo? C'è però un altro tratto che per me, come lettore, è stato il punto che più mi è piaciuto in tutta quanta la storia, ed è un altro tipo di scalata. C'è la scalata di chi scopre di avere dei poteri eccezionali, ma c'è anche la scalata nella vita di chi è fondamentalmente sostenuto dalla propria forza di volontà, no? Chi intraprende questa scalata, che è fatta di calcolo, di politica, di sfumature di rapporti, di economia, di capacità di poter volgere a proprio favore una situazione che apparentemente sembrerebbe essere disperante, no? Una persona che è venduta, che è stata scambiata per la persona che non è e che quindi si trova coinvolta in un panorama assolutamente ingestibile, e che invece proprio lì, con sangue, sudore, sofferenza e determinazione, riesce a ritagliarsi non soltanto una propria fetta di potere, ma addirittura a alterare le sorti probabilmente del conflitto nel personaggio di Bevisa, in cui io, però sono curioso di sentire quali sono state poi magari le fonti di Vanni, ho visto due, io da lettore ho trovato due percorsi. Uno è molto interessante per chi di voi conosca i cicli arturiani, va bene, ed è il grande tema del mito per cui Merlino alla fine della vita, no, cede di fronte alle lusinghe di una donna molto più giovane, alla quale passo passo, boccone dopo boccone, cede tutti quanti gli incantesimi, fino a ritrovarsi prigioniero di una persona che inizialmente pensava di controllare e quindi ultimamente gestire, no? Il tema della donna, come che ha tanti nomi, Morgana, Viviana, la dama del lago. Ma l'altro, per chi di voi ama il fantasy, mi permetto di dirvi, c'è un personaggio maschile che è molto interessante perché potrebbe essere il contraltare maschile di Bevisa, è nella grande storia di Mervyn Peake, che è il ciclo di Gormenghast, il personaggio di Ferraguzzo, che è questo sguattero di cucina che passo passo arriva a occupare una posizione di assoluto prestigio in un mondo dove vigono altre regole e che invece ne forgia di nuove. Regole che sono quelle della politica, dell'intelligenza, dell'intraprendenza personale, e che proprio per questo invece poi trova una personalissima chiave di accesso al mondo del fantastico. Come tutto questo, cioè, quindi mi viene da dire, la scoperta di un destino eccezionale e invece la faticosa scalata di chi invece dovrebbe essere come noi e invece non vuole essere come noi o non può più essere come noi, arrivi a un incontro-scontro, è uno dei grandi temi del libro. Però
detto questo, che in realtà, come vedete, è una grande cornice al questo è un gran bel libro, a me è molto piaciuto, spero che piacerà anche a voi. Innanzitutto chiedo a Vanni di raccontarci un po' lui che cosa ha voluto dire scrivere questo secondo volume rispetto al primo, quali sono state le sfide, quali sono stati i passaggi, cosa è stato più entusiasmante e anche più complesso da voler rendere, e poi magari ti faccio qualche domanda più precisa, insomma. Buono, intanto grazie per l'introduzione. E vale la pena dire che Terra Ignota 2, questo Le Figlie del Rito, è un romanzo anche a sé stante, volendo. A me non piace molto, non mi è mai piaciuto quelle serie, specialmente nel cinema, che quasi ti stanno vendendo il secondo film mentre ancora l'uno no, il primo non è finito. Ecco, e quindi mi sembrava sensato, coerente, anche onesto nei confronti dei lettori, di fare dei libri che, pur raccontando la stessa storia, questo libro si svolge nello stesso mondo di Terra Ignota 1 e a 3 anni di distanza e di fatto con gli stessi personaggi, e fare qualcosa che fosse anche a sé stante. Questo ha portato un effetto, secondo me, interessante, che tu poi hai di fatto anticipato, ovvero quello di fare un libro davvero molto diverso. È un libro che rispetto al primo segna un salto di grandezza di scala. Il primo libro, Terra Ignota 1, era visto dagli occhi della protagonista, che a inizio libro aveva 12 anni, era un tipo di dodicenne calcato su quelli che abbiamo imparato a conoscere nei manga e negli anime, penso a Goku per dire quello più elementare, ma penso anche, per esempio, non so se qualcuno ricorda la prima puntata dei Cavalieri dello Zodiaco, c'è un Pegasus che avrà 11-12 anni e tira tante di quelle botte a un gigante, il personaggio viene introdotto in questo modo. E questa idea del preadolescente eroe addirittura viene da lì. Qui la situazione è completamente diversa, e di fatto poi questa copertina nera sta anche a dimostrarlo. Le protagoniste sono adulte e il Bildungsroman, cioè il romanzo di formazione, non c'è più, perché ormai sono formate, anzi il mondo le chiama a ben altre responsabilità, e improvvisamente quindi il mondo diventa anche molto più crudo. Questo è un libro molto violento, si apre con un massacro, e io in realtà, per scrivere la scena iniziale in cui dei normali soldati vengono mandati contro una delle figlie del rito adulte, quindi una semidea in buona sostanza, con in più un drago a disposizione, e mi sono ispirato da un lato nella piccola scena che c'è all'inizio, in cui vengono date le divise macchiate di sangue di altri soldati morti prima di loro e gli dicono fatene buon uso, ovvero crepate anche voi forse, e viene dalla pelle di Malaparte, quindi il riferimento è molto letterario. E in realtà, per cercare di rappresentare in modo credibile cosa succede a dei soldati armati di una tunica e di una lancia che vanno contro a un drago, e io, con tutto il rispetto per Menzer e per Dungeons and Dragons, senza il quale io non avrei mai scritto, né mi sarebbe venuto in mente scrivere libri fantasy, mi piace più il drago quello arturiano, quello dell'Excalibur del 1981, quello che è così grosso che forse anche solo a vederlo muori, piuttosto che un essere con 20 dadi di vita, e quindi magari se ci mettiamo in 20 lo ammazziamo. Ecco, per rappresentare cosa poteva fare un drago davvero a dei soldati, io sono andato a rileggermi dei resoconti dei sopravvissuti di Hiroshima, di quelli che erano caduti in un pozzo, che erano finiti dentro una baracca che però aveva il cemento armato, e poi sono usciti, e prima di morire a loro volta, alcuni non sono neanche morti, forse con una certa resistenza alle radiazioni, hanno visto un mondo completamente sconcertante e anche scioccante, in cui c'erano ancora persone in fiamme, pelli che cadevano. Quindi mi sono rifatto a qualcosa di una crudezza molto dura. Poi è chiaro, se ti leggi queste scene dentro a un fantasy ti fai anche due risate a vedere queste persone che si carbonizzano, se leggi le fonti originali invece è anche molto duro. Però questa scena iniziale, in cui il primo personaggio in cui si identifica, di fatto tu potresti essere portato a credere sia il protagonista, e invece finisce carbonizzato dopo 3 pagine, è proprio qui per segnare un cambio di tono e anche di grandezza di scala. Perché quando lavoravo a Terra Ignota 1, e tu ne hai parlato anche molto bene, una delle cose più interessanti, e che ha avuto anche migliori riscontri di interesse da parte dei lettori, era la quarta parte. Qual era la quarta parte? La quarta parte era quella dove la protagonista Ailis, una ragazza che
comunque una prescelta, subisce un maleficio e per una parte del viaggio se la deve caricare come una sorta di novello Sam, se vogliamo, però con ancora meno abilità, Val, che è un ragazzo normale, e lì si era creato un cortocircuito molto interessante, non previsto. Cioè, un mondo fantasy, la foresta magica di Broseliande, quindi una Mirkwood, insomma, ci sono fior di foreste magiche nella letteratura fantastica, è, come molte cose nel mito e nella letteratura fantastica, qualcosa tarato sugli eroi, ok? Qualcosa tarato su personaggi di alto livello, o almeno dotati di qualche abilità speciale. Cosa succede se ci va una persona normale? Improvvisamente, quasi quasi, non siamo più nel fantasy, ma siamo nell'horror. Tant'è che il quarto capitolo di Terra Ignota 1 era quasi un capitolo lovecraftiano, perché quel mondo magico con cui un eroe può rapportarsi, evidentemente per un uomo normale diventa il regno dell'incomprensibile, del perturbante, del estremamente pericoloso. Ecco, e lavorando a questo libro l'idea è stata quella un po' di muoversi all'interno di questo territorio, quello del cercare il realismo nel fantastico, nell'irreale, ovvero anche rispetto al ruolo di Messia. Se dei personaggi scoprono realisticamente di avere degli sterminati poteri, sia in termini di forza fisica, di potere magico e quant'altro, io trovo che la letteratura fantastica, e non solo la letteratura, diciamo un po' tutti i medium che raccontano avventure fantastiche, si siano un po' adagiate su una crescita anche interiore del personaggio, tale da permettergli poi di svolgere il ruolo più o meno messianico in modo efficace. Io credo invece che se tu sei stato educato a legnate in una scuola di gladiatori, non hai mai letto un libro e magari non sei mai stato neanche a corte dove c'avevi un precettore e hai visto soltanto gli orrori della guerra, poi magari questo ruolo di messia lo interpreti pure in un modo non perfetto, non limpido, magari senza anche prospettiva. Esempio, una delle figlie del rito, Brigid, in questo romanzo la ritroviamo che è diventata semplicemente a capo di una compagnia di mercenari, no? Oltre alla implicita citazione del Griffith o Griffith, se proprio vogliamo essere precisini, di Berserk, di fatto questo racconta qualcosa, racconta che probabilmente se te sei sempre vissuta nelle steppe, essere a capo di un'orda di 2000 mercenari è il massimo rango di potere che ti riesci a immaginare, anche se potenzialmente sei una dea. E quindi, come si discuteva con l'editor occulto Vincenzo Marasco, di cui ovviamente mi fa molto piacere la presenza in sala, Terra Ignota 2 è anche molto un libro sul cosa significa essere messia, su cosa significa essere dei, su come ci si gestisce il potere, no? Perché tradizionalmente, e questo avveniva un po' in Terra Ignota 1, ma poi ho giocato anche a farlo sfuggire, l'archetipo della formazione dell'eroe fantastico è quello di qualcuno che a un certo punto trova Obi-Wan. A volte serve anche Yoda, cioè ne servono addirittura due di mentori. E questo avveniva in Terra Ignota 1, Ailis apprendeva le arti del combattimento, poi incontrava Lord Lei che le insegnava la magia e quant'altro, però nessuno di questi precettori aveva delle qualità morali, ok? Perché di fatto non sempre i precettori hanno delle qualità morali, a volte sono delle persone che ci insegnano delle cose, però poi sono anche degli stronzi, ok? E questa eventualità, se la persona da educare e da formare è sostanzialmente un dio, può essere molto pericoloso. E anche il personaggio di Morrigan, io, è verissimo quello che tu dici sul fatto che il rapporto Vevisa-HH viene anche da quello tra Merlino e Morgana, e poi io il nome di Morrigan l'ho usato per un altro personaggio, ma questa Morrigan che si muove a bordo drago e carbonizza tutto il carbonizzabile e non ha proprio il minimo rispetto per la vita umana, è, io credo, la rappresentazione realistica di come qualcuno sarebbe se venisse cresciuto come arma in un impero malvagio, sostanzialmente. Quindi, se vogliamo, si potrebbe dire che Terra Ignota 2 sia un libro più realistico, perché c'erano delle scelte stilistiche che sono decadute. Per esempio, in Terra Ignota 1 ogni tanto il linguaggio volutamente si abbassava
anche in modo molto brusco, perché il, come tu hai ricordato, il prologo di Terra Ignota 1 era modellato sulla lingua dell'Ariosto, e poi improvvisamente c'erano dei dialoghi che invece erano modellati su Dragon Ball, ma davvero, e lo dico senza vergogna, anzi, proprio perché alla fine che cosa mi ha formato nella mia percezione del mito fantastico? Ariosto, ma anche Dragon Ball, davvero. E, però questo aveva una funzione. Questa funzione era rendere anche un mondo visto dagli occhi di una protagonista dodicenne. Oggi che le figlie del rito sono adulte, questo decade, quindi sono andato a cercare una lingua più arcaica, una lingua in cui, come in molti testi antichi, i titoli di ogni cavaliere, di ogni personaggio vengono ripetuti ossessivamente nei dialoghi, ognuno viene sempre chiamato con il nome esteso. Sono andato un pochino sull'arcaico cercando questo di limitarlo, perché altrimenti si rischia l'oleografia, no? Cioè se diventa tutto un messere, così diventa un po', certo, un po' buffo, però sicuramente la lingua si è fatta più seria. E poi non dimentichiamo una cosa, che Terra Ignota, tutto Terra Ignota, questo si sarà intuito dalle suggestioni che abbiamo lanciato, è anche un pastiche, cioè è un libro che nasceva da una volontà innanzitutto, quella di fare... ciò che per esempio Pynchon ha fatto nella letteratura mainstream, cioè di fare un enorme calderone postmodernista in cui ci mettevo tutte le suggestioni del fantastico che mi erano piaciute, che mi avevano interessato, senza nessun pregiudizio a livello di medium, cioè attingere davvero dal manga come dalla letteratura classica, dall'epica come dal videogioco, dal Dungeons and Dragons come dal cinema fantasy o fantastico degli anni Ottanta, che spesso era anche una bella pacchianata, però a noi piaceva comunque molto, e quando ridanno magari Lady Hawk, ma ce la riguardiamo pure se ci incappiamo, e mettere tutto insieme. Questo nel primo era ancora più violento, perché in Terra Ignota 1 davvero non c'è una sola parte, ma davvero non c'è un solo brano, una sola scena che non sia una citazione, una rivisitazione, un rimescolamento di qualcos'altro. Anche qui ho lasciato largo spazio, c'è il prete Gianni, che è una figura mitologica che io penso conobbi, a proposito di transmedialità, con i libro game della serie Misteri d'Oriente, o sbaglio, il cui protagonista era questo crociato prete Gianni. Però poi il prete Gianni è una figura che ha avuto molte diverse declinazioni e che riveste molti aspetti mitici. C'è Dune, perché poi qua si giocava con i draghi, no? Ogni figlia del rito ha un drago derivante dal suo elemento, si attinge alla mitologia. Vabbè, ovviamente quella del fuoco ha il drago, questo era facile. Per quella dell'acqua siamo andati a prendere il Jormungand, che era il mitico serpente della mitologia norrena. Per Brigid siamo andati a est, abbiamo preso lo Sharrock, e per Ailis, la protagonista legata alla terra, siamo andati dai Celti, abbiamo preso il Cromcruach. E quando però è venuto il momento di rappresentarlo, il Cromcruach, ci sono delle descrizioni che io però già avevo conosciuto di seconda mano, perché per esempio io la prima volta ho incontrato il Cromcruach è stato leggendo lo Slain di Pat Mills e Simon Beasley, un fumetto che usciva in Inghilterra su 2000 AD, e molto bello, in cui loro avevano ripreso le storie del primo re d'Irlanda e l'avevano trasformato in una cosa molto brutale, molto metal e anche molto figa. E lì il Cromcruach era questo verme della terra, era rappresentato come un essere multibocca e multiocchio che si annodava e di fatto impazziva. Inizialmente mi ero mosso in questa linea, c'era anche tutto il filone dello spasmo di guerra di Cuculain o Ciuculain, non ho mai saputo come si dice, testimonialmente lo sai, e che era esplorabile, tant'è che c'è una traccia di questo, perché Urien, uno dei cavalieri del cerchio d'acciaio, è una specie di tavola rotonda all'inverso, no? Tavola rotonda malvagia e pervertita fin dall'inizio, siamo ancora Urien dello spasmo. Poi questo filone l'ho abbandonato perché mi sono detto, ma aspetta un secondo, un grande serpente della terra, molto più interessante andare a riprendersi i vermoni di Dune, che erano bellissimi, anche terribili, quando giocavi a Dune 2 e ti distruggevano tutto il pezzo. Quindi diciamo Terra Ignota 2, romanzo più adulto, romanzo in cui si incontrano due linee, una che è una linea di un'ascesa al potere e l'altra è una linea di una chiamata all'avventura, alla responsabilità che viene continuamente rimandata o rifiutata, e romanzo fantasy più adulto e più crudo rispetto a Terra Ignota 1, e ancora pastiche. Io a questo punto però ti chiedo due cose. La prima, se ci racconti quanto puoi raccontarci,
come in ogni grande storia, c'è bisogno degli avversari. E il cerchio d'acciaio sono dei cattivi che, non so come dire, non sono scontati. Cioè, qual è... anche perché la posizione del cerchio d'acciaio rende da una parte molto complessa le scelte delle quattro figlie del rito, e dall'altra parte poi ti chiedo già quanto ti è possibile raccontare di come Vevisa, che è un altro personaggio che in un certo senso è, mi viene da dire, non il corrispettivo di Val del primo libro, però almeno all'inizio della vicenda è forse il personaggio, non so come dire, che veramente si trova fra l'incudine e il martello, fra questi due grandi progetti, no? Qual è il mondo che in qualche maniera viene rappresentato o portato avanti dal cerchio d'acciaio come progetto, e dall'altra parte invece questo mondo antico e nuovo che è quello delle figlie del rito? Sì, nel primo, diciamo, il gioco era più facile, perché il primo era un romanzo di formazione, era una storia di vendetta, e ci si muoveva, chiaramente il primo riferimento iniziale, anche se poi la distanza era molta, era quella del Conan cinematografico, quello del primo film, quello bello, di John Milius. La protagonista non era molto preparata, si muoveva inizialmente per vendetta, e quindi l'antagonista era un antagonista classico, giocato su ciò che mi ha insegnato, poi è stato inventato da Gano da Magonza, cioè era il cavaliere malvagio e bellissimo. Mentre la protagonista era la ragazzotta, la contadinotta, forte e sgraziata. E poi dietro c'era questo cerchio d'acciaio, un ordine di cavalieri malvagi, una tavola rotonda all'inverso, un immaginare come sarebbe stata la tavola rotonda, ma anche i paladini di Carlo Magno, tant'è che questi cavalieri hanno un po' di nomi presi che vengono dal Ciro Alturiano, un po' di nomi che vengono dalla tradizione di Carlo Magno, altri vengono dalla tradizione indiana, dalla Bada Gavgita, e un po' anche il loro immaginario dalle SS, no? Cioè dall'ultimo ordine di elite, che quasi in sfida, se vogliamo, alla modernità, veniva a mettere a ferro e fuoco e sangue e l'Europa. Nel secondo questa carta era già spesa. Iris aveva concluso comunque il primo libro, sia pure con mille difficoltà, con una vendetta. Rigiocarle contro semplicemente dei cavalieri malvagi sarebbe stato noioso. E infatti nel secondo l'antagonista diviene Vevisa, l'ex amica, la ragazza senza poteri che riesce ad acquisire il potere innanzitutto da un punto di vista temporale, e che quindi si fa strada in un impero malvagio, pian piano cresce fino a diventare poi l'inevitabile antagonista, anzi forse un antagonista addirittura fuori misura per la prescelta. Qui, questo da cosa viene? Questo viene da una grande delusione di lettore, perché un'altra delle grandi ispirazioni di Terra Ignota è stato Berserk di Kentaro Miura, un fumetto che nei suoi primi 20-22 volumi era un capolavoro della letteratura, direi, senza mezzi termini, e poi a causa anche dei meccanismi editoriali che ci sono nel fumetto giapponese, quindi filler su filler e giù mostri da ammazzare, la storia che non va mai più avanti, i protagonisti si cristallizzano, diventa una rottura di coglioni, tant'è che uno smette anche di comprarlo. E lì invece le premesse erano eccellenti, cioè non era eccellente solo quello che era stato fatto, anche le premesse erano perfette, cioè Guts e Griffith erano pronti, sono tuttora pronti, mentre immagino in questo momento il povero Miura sta disegnando una tavola in cui cazzo fa a pezzi altri 10 elefanti, però Guts e Griffiths erano pronti per essere poi i due super antagonisti, lo Yin e lo Yang. Certo. Se vogliamo una cosa molto più infantile, ma che all'inizio era giocata molto bene, anche in Naruto, altra opera con un altro target, ma partita bene e rovinata completamente dalla serialità. Ora è impossibile leggere un Naruto, eppure all'inizio, guarda, Naruto aveva dei meccanismi perfetti, sembrava quasi che sarebbe riuscito a fare ciò che non era riuscito a Toriyama, cioè uscire da farla a bonzole sempre più grosse, invece è finita a bonzole pure Naruto. E anche in Naruto si gettavano le premesse di una rivalità, quella Naruto-Sasuke, ben giocate, che poi si è sfilacciata in un annacquamento generale. Ecco, quando uno rimane male leggendo le cose che gli piacciono, se scrive ha la possibilità di provare a metterci una pezza. Quindi almeno quello che io posso garantire al lettore di Terra Ignota 2 è che si prepara un antagonismo fra due amiche eroine che inizialmente sono insieme, si cercano, si salvano, si incrociano a vicenda e poi vanno verso una resa dei conti finale. E questo avviene, e c'è già chi ha detto che
il libro ha un finale shakespeariano, chi conosce Shakespeare sa cosa vuol dire lago di sangue garantito. L'ultima domanda, abbiamo ancora qualche minuto? Sì, ok. È proprio per questo la modalità principale di scontro è, mentre nel primo libro la magia è qualcosa che monta, mi sembra che in questo secondo libro si inizia non con delle persone che sono a scuola per imparare l'alfabeto, ma appunto ormai che questo alfabeto in maniera molto diversa lo praticano potentemente, no? Per cui la magia in qualche maniera la fa da padrona negli scontri e negli incontri tra le protagoniste principali. Sì, tra l'altro è verissima questa cosa, e ho anche sconfessato il buon Abercrombie, che in un'intervista avevo citato, e lui diceva in un'intervista, c'era proprio un incrocio di interviste, un'intervista che avevo fatto, Abercrombie diceva non bisogna mettere troppa magia, perché se poi c'è la magia dappertutto nessuno si sorprende più di niente. Verissimo, infatti il primo Terra Ignota era un libro in cui la magia era rara, dosata, e anche le presenze mostruose erano piuttosto rare, in modo da conservare ancora il loro carico di impressione, ok? Si dice nessun giocatore di D&D si stupisce quando appare un orco, cioè gli tira una spada in testa, fine. Ecco, rendere forza al mostro era fra gli obiettivi. Qui però si era di fronte a una necessità di tutt'altro genere, cioè queste sono dee, non ce la possiamo più menare tanto, anzi, di fatto. E qui davvero è venuto in aiuto la Bada Gavgita, no? Chi l'ha letta, è un po' l'Iliade, però poi è anche un testo sacro della mitologia indiana. Comincia una grande battaglia. Aryuna, che è questo arciere, chiede al suo capofila, che poi in realtà è Krishna, ma perché dobbiamo scontrarci contro questi valorosi? Tutto comincia come se fosse un poema epico classico, e poi si trasforma in un testo sacro. Morale: quando si va sul divino, e questo Menzer prima lo capirebbe perfettamente, cioè l'ultimo scatolina del Dungeons and Dragons base era l'immortal, quando c'è il divino il magico è solo una delle categorie sottostanti. Nel momento in cui siamo allo scontro fra dei, l'utilizzo degli incantesimi di un sistema magico anche coerente come quello di Terra Ignota 2 diventa una delle armi e degli strumenti, se vogliamo anche banalizzati, cioè se io sono un dio davvero la magia è diventata una cosa banale. Ok? E quindi era normale, sarebbe stato anche ipocrita mantenere il sense of wonder rispetto alla magia in Terra Ignota 2 nel momento in cui si scontrano sempre di fatto delle armi di distruzione di massa, perché sia le figlie del rito che i cinque draghi sono geopoliticamente nel mondo di Terra Ignota 2 uguale all'essere o non essere una potenza nucleare. Si gioca su questo, quando l'alleanza ribelle ha tre figlie del rito è come quel vantaggio strategico che ottennero gli Stati Uniti nel 45, quando le cose si ribaltano, improvvisamente si ribalta lo scenario, tant'è che porta anche alcuni personaggi cruciali a fare delle scelte improvvise e magari forse anche avventate. Quindi sì, è un libro pieno di magia, ma in cui secondo me, proprio grazie a questo enorme salto di grandezza di scala, non è che si banalizza la magia, ma semplicemente la magia finisce per diventare uno dei tanti elementi e strumenti di sottofondo che i protagonisti utilizzano. E anche per questa ragione, e con questo concludo se poi non ci sono domande dal pubblico, anche per questa ragione non ho perso tempo, anche se si sarebbe potuto, in questioni strategiche di eserciti. Questo libro comincia con una battaglia campale, ci sono delle battaglie campali al suo interno. Ci sarebbe certamente stato spazio per raccontare più storie dei personaggi umani, sia dell'alleanza ribelle che dell'impero, dei loro scontri, di questi territori che io volutamente non ho messo in mappa, ma ovviamente la mappa esiste. E però poi ho detto ma no, proprio perché c'è stato un salto di grandezza di scala anche strategico. Nel momento in cui tu hai Morrigan e Brigid, il fatto che tu possa schierare 1000 fanti e 2000 cavalieri diventa davvero scarsamente rilevante, esattamente come le truppe di terra in era nucleare non sono più una garanzia di stabilità. E quindi per onestà intellettuale, davvero di nuovo per questa categoria del realismo nell'irreale, ho pensato che fosse meglio bypassare questo e fare un libro che è in pratica un grande palcoscenico, un grande teatro in cui si muovono davvero non più di una quindicina di grandi entità attoriali, che siano essi stati o persone. Le unità che si muovono e che determinano il destino del mondo di Terra Ignota sono ridotte, sono soltanto quelle che hanno il potere. Beh, allora innanzitutto
ci fanno cenno che ormai siamo veramente a chiudere, quindi io mi limito a dire un'ultimissima cosa e poi quindi andiamo, ringraziando Vanni, che è questa, cioè che il libro si chiude in maniera tale da farti veramente, avrei voluto chiedergli che cosa dobbiamo aspettarci dal terzo, ma vi invito veramente a voi a fare la prova, nel senso che uno legge la storia, rimane colpito e vi assicuro che la conclusione è un grande ah. Io sono molto curioso di vedere che direzione verrà poi presa, per cui facendo nuovamente da lettore innanzitutto i complimenti a Vanni, qui in questa storia che vi interessi questo grande percorso di poteri sacri o che invece siate affascinati da un altro tipo di strada che si può allargare nella vita delle persone, che è appunto quello della volontà, del desiderio di acquisizione di potere, di relazione, qui c'è assolutamente pane per i vostri denti. E tutto questo, poi è molto difficile poter giustificare a priori una storia, no? Le storie funzionano o non funzionano. L'altra grande ricchezza di questa storia è la prosa. La magia, dal mio punto di vista come lettore, in quest'opera è un po' veramente come quasi delle battaglie musicali. Sono come se i vari personaggi suonassero delle sinfonie diverse. Questo è anche, non so come dire, assolutamente reso dal fatto che il primo incantesimo è quello della prosa stessa dello scrittore. Per cui, buon viaggio, ci ritroviamo fra le zanne dei draghi, fra le piume degli uccelli sacri orientali oppure tra i vermi della terra. Grazie mille, grazie. Grazie Edoardo Rialti, che ricordo è anche il traduttore di Gioia Abercrombie, che sarà qui domani, fra l'altro. Vediamo domani. Grazie.